Bienvenidos a la segunda feria virtual del Libro de Perú. Desde Italia presentamos a Michela Zanarella y Elisabetta Bagli, que harán un homenaje a la poesía de Gabriele Gaglioni. Tenemos presente a la madre de Gabriele, la señora Irma. Adelante, por favor. Buonasera, sono Irma Bacci, la mamma di questo giovane ragazzo, Gabriele Gaglioni, questo artista, addetta insomma di chi lo conosce. Io vi ringrazio per l'opportunità che mi state dando, e proprio per portare avanti il nome di Gabriele, soprattutto la poesia di Gabriele. Per cui ringrazio Elisabetta Bagli per le traduzioni e Michela Zanarella. Provo a dire due parole in spagnolo se ci riesco, chiedo scusa anticipatamente se sbaglio, però gracias a todo, y enhorabuena a todos, gracias por este fantastico regalo. Grazie, grazie a te Irma di essere grazie. Qui con noi questa grazie sera. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Siete Maravilla. Degli angeli, veramente. Vi auguro buon lavoro e grazie di tutto. Vi grazie seguirò, vi seguo. Buona serata, buon lavoro. Grazie Irma, pues, en este presente, un abbraccio a voi, a voi. La madre di Gabriele Gaglioni, che nos vamos a presentar dentro de poco. Y pues Irma Bacci, y no sé, voy a presentarlo antes yo a decir una pequeña biografía de Gabriele y luego doy la palabra a Michela Zanarella, que la ha conocido, lo conoce muy bien también su poética, y así para introducirlo mejor. Pues Gabriele Gaglioni nació en 1995 en Roma, donde vivió y donde desapareció en 2020. Sus poemarios son Slittamenti en 2017, con nota introductoria de Antonio Veneziani, In che luce cadranno de RT Libri en 2018, Criatura corta de Ensemble Edizioni en 2018, El verano del mundo de Marco Saia Ediciones en 2019. Es autor y creador para la revista Pangea de la columna Cronache dalla fine, 12 conversaciones con otros tantos enfermos terminales. Sus poemas, además de estar traducidos al español y al rumano, han aparecido en las principales revistas italianas. Este es Gabriele Gaglioni, pero ahora dejo la palabra a Michela Zanarella, que seguramente nos lo va a introducir mejor, visto que la ha conocido. Muchas gracias, Elisabetta. Soy muy feliz de hablar de Gabriele esta noche. Muchas gracias a la Feria Virtual del Libro Perú por la oportunidad de presentar la poesía de Gabriele. Intanto ringrazio Alan Morales e Cesar Salvatierra, che sono gli ideatori della Fiera Virtuale del Libro Perù, che ci danno l'opportunità questa sera di parlare, di leggere alcune poesie di Gabriele. Ho voluto fortemente, insieme ad Elisabetta, realizzare questo appuntamento perché a parte l'amicizia che mi lega a Gabriele, ho condiviso con lui diverse conversazioni sia sulla sua scrittura, sia sulla sua passione per la poesia, il suo amore vero, autentico per la poesia. E questa sera abbiamo la possibilità di leggere alcuni testi. Ho scelto quelli che per me sono i più significativi del suo stile di scrittura, uno stile molto maturo per la giovane età di Gabriele, perché comunque lo considero veramente un poeta di talento e non è un caso che sia stato definito dalla critica uno dei migliori poeti italiani della sua generazione, e confermo che è così. Come ha detto prima Elisabetta in spagnolo,
Gabriele è nato a Roma nel 1995 e ci ha lasciato nel 2020. Tra le sue raccolte poetiche ricordiamo Slittamenti, che è stata pubblicata da Alter Ego e ora è stata ripubblicata in una nuova edizione, e In che luce cadranno, che considero una delle sue raccolte che l'hanno fatto conoscere principalmente, soprattutto per la particolarità della tematica che ha affrontato. Poi ne parleremo anche leggendo alcune delle poesie. L'estate del mondo, che per me è la raccolta più bella in assoluto di Gabriele. La considero veramente la raccolta della sua maturità e l'ho amata profondamente. L'ho letta tantissime volte e glielo dissi, tanto che era il nostro scambio era proprio sulla scrittura di questa, sul contenuto di questa raccolta così, così piena di vitalità, di riflessioni, di maturità e consapevolezza della vita. E creatura breve. E, tra l'altro è uscito anche un libro postumo, che ho qui, è Bestiario dei giorni di festa, è uscito recentemente con Edizioni Ensemble, un libro anche questo molto molto particolare, leggeremo anche qui alcune delle poesie, sono veramente molto brevi, quindi avremo l'occasione insomma di fare un excursus un po' generale nella scrittura di Gabriele, ma io vorrei proprio iniziare dalle poesie che ho scelto dall'Estate del Mondo, che tra l'altro insieme ad Elisabetta abbiamo fatto un lavoro di selezione e lei ovviamente di traduzione in spagnolo, quindi poi queste poesie verranno anche pubblicate con la traduzione di Elisabetta nei siti di riferimento. Inizio con la prima, Elisabetta. Ok, perfetto, sì. Ma non ho nulla, cielo, da mostrarti. Ecco, sorprendimi giù a Fiumicino, tra i dioscuri e le case popolari. Fa che io raccolga l'ultima conchiglia dell'estate, occhi chiari, e la conservi agli anni in una tasca così profonda da dimenticarmene. Cielo. Non tengo nada che mostrarti. A chi? Sorprendeme in Fiumicino, entre los dioscuri e los suburbios. Déjame recoger la ultima concha de verano, ojos claros, y guardala. Durante años en un bolsillo tan profundo que me olvide de ella. Bellissima. Bellissima. Sì, la caratteristica della poesia di Gabriele è che è molto essenziale, mi piace molto perché la sua scrittura è breve, però incisiva, profonda. Nessuna parola è mai dettata dall'istintività. Ogni parola è posizionata nel posto giusto, nel momento giusto, e ha fatto sempre un lavoro di ricerca molto accurato. E soprattutto in questa raccolta gli elementi sono essenziali, il simbolismo, quindi c'è un elemento ricorrente in tutta la raccolta che è la luna, che ha tantissimi significati, e soprattutto in riferimento a una stagione come l'estate, che poi dà anche... E allora leggiamo... Che bueno, Michela Zanarella, che tutto il mondo conosce, che è nostra poetessa, vamos, simbolo, no, della contemporaneità della poesia italiana, pues sta dicendo che ha leído muchas recopilaciones, las recopilaciones de Gabriele Galloni, y que desde el verano del mundo pues ha extratto algunos poemas junto conmigo y yo los he traducido al español. Y que Gabriele pues tiene una poética en la que el simbolismo es parte fundamental
vamos, de su poética, y entre ellos los símbolos, sobre todo de la luna, tiene una función principal, sobre todo por eso en el verano. Y por eso en ese preciso instante Michela nos leerá un poema que hace referencia a la luna. La luna, questa sera, è l'ombra di un insetto che avanti e indietro e avanti va per le stanze vuote di una villa a focene. Tentiamo al buio di raschiarla via. La luna, questa notte, è la sombra di un insetto che va e viene, passa per le abitazioni vacie di un chalet di focene. Intentamos en la oscuridad rasparla. Pues la verdad que este raspar, ¿no? Raspar la luna, quitar la luz de la luna, ¿no? Togliere la luce della luna è importante, ¿no? Sì, soprattutto anche i luoghi sono importanti nella scrittura di Gabriele. Nella prima poesia abbiamo letto, indicato Fiumicino. Nella seconda poesia Focene, quindi c'è una geografia proprio dell'anima, del poeta, dei luoghi che ha frequentato, che ha vissuto, che ha amato. Ed è bello proprio questo, che ci porta, ci accompagna a conoscere questi luoghi, per chi non li conosce a scoprirli, a noi che magari li conosciamo, avendoli visti e frequentati, ci dà la possibilità di immergerci ancora di più in questa ambientazione. Esatto. Sí, lo voy a decir para los oyentes y los espectadores que nos están viendo desde Perú y en toda América Latina, pues que Gabriele pues nos lleva a unos lugares del alma. Y los lugares del alma están escritos en estos poemas, como Fiumicino, como Focene, que son lugares que nosotros conocemos muy bien siendo de Roma, porque son pueblos que están cerca de Roma. Pero él de esta forma lo describe y cada uno que lo lee, pues se siente sumergido, vamos, en estos ambientes. E poi torniamo sempre nell'ambientazione notturna, comunque la notte, no? Tanto amata dai poeti e anche da Gabriele. Capitava la notte che si andasse a frugare bambini tra gli scogli, cercando il filo che riavvicinasse le stelle l'una all'altra, raggiungere lo spazio dalla riva del mare, intanto cogliere una lucciola dal bagnasciuga e saperla, sorpresi, ancora viva. E la noche passava che ivamo surgando, niño, entre las rocas, buscando el hilo che acercara las estrellas entre sí, alcanzando el espacio desde la orilla del mar. Mientras tanto, atrapábamos una luciérnaga desde la orilla y sorprendidos, sabiéndola aún viva. Muy bonito, la verdad que muy, muy bonito. Y además, mira dónde estamos. Ahora os lo voy a enseñar. Sí, estamos en la orilla del mar. Aquí estamos. Tú estás a Santander, ¿justo? Sí. Sí, sí, es otro lugar, vamos, que no es el mar de Roma, de cerca de Roma, por eso Fiumicino, Focene, Santander, pero eso se puede trasladar a cualquier orilla, porque el símbolo, en realidad el símbolo es la vida, ¿no? Certo, assolutamente. Infatti, anche in questa poesia ci riporta quando bambini tra gli scogli, no, si andava comunque. Ognuno di noi ha avuto l'occasione, l'opportunità di trovarsi sulla riva del mare e ad osservare le stelle, no? Ad avere lo stupore dei bambini, che poi
Lo stupore rimane anche quando si diventa adulti, quindi quello stupore, quella meraviglia per la vita, per le cose che ci circondano. Esatto. E pensare che la notte, forse, no? Che la noche, a lo mejor, già che è oscura, pues es la noche de la vida, ¿no? Y entonces uno piensa que es el fin, pero no, porque él descubre que la luciérnaga todavía está viva de noche. Assolutamente, assolutamente sì. Infatti, poi ci parla dell'estate, questa bellissima stagione che stiamo vivendo e tutte quelle che abbiamo conosciuto e che magari conosceremo in futuro. Di nuovo è questo l'estate, trovarsi in case grandi come il nostro sonno, radunare ogni notte i sassi sparsi per il giardino. Disporli in tre file, mimando i pini, la spiaggia, la luna. Esto es de nuevo verano. Estar en casa tan grande como nuestro sueño. Reúne las piedras esparcidas todas las noches para el jardín. Organizarlos en tres filas, imitando los pinos, la playa, la luna. Pues Bellissima. una maravilla. Además, fíjate. Las casas tan grandes como nuestro sueño, es decir, no, nosotros tenemos sueños inmensos, infinitos, ¿no? Y esto es el bonito de la vida porque vamos, queremos seguir viviendo, soñando, ¿no? Sì, tra l'altro continua sempre questo viaggio di esplorazione con, come dicevo prima, sempre con l'elemento cardine, no? Che è presente in tutta la raccolta, quindi la luna sempre presente, la luna, le stelle, gli elementi, che sono essenziali soprattutto per riflettere sul senso della vita. E poi un'altra volta. L'elemento del fanciullo, quindi lo stupore, la meraviglia. Sarò per te un bambino, uno di quelli senza storia che ha già incontrato sulle spiagge della tua infanzia, un veloce compagno di gioco, il tempo di una buca, di un sacrificio d'acqua, il tempo di un castello che il vento e l'onda abbattono. Ricorderemo. Non è stato il nostro tempo. Che cosa importa? Abbiamo ancora mani per intrecciare fili d'erba secchi o per implorare da ubriachi che il vento asciughi una ad una le stelle appena emerse dal mare. Siamo giovani e due corpi portiamo ancora simili. Un niño para ti, uno de esos sin historia que ya te has encontrado en las playas de tu infancia, un veloz compañero de juego, el tiempo de un hoyo, de un sacrificio de agua, el tiempo de un castillo que el viento y una ola derriban. Nos acordaremos, no era nuestra hora. ¿Qué importa? Todavía tenemos manos para tejer brizna seca de hierba o para mendigar, borracho. Deja que el viento seque las estrellas una a una, recién emergidas del mar. Somos jóvenes y llevamos dos cuerpos que están todavía iguales. Bellísima. Sì, è molto, molto particolare, molto intensa. Soprattutto mi sono piaciute le immagini quando si riferisce il tempo di una buca, di un sacrificio d'acqua, il tempo di un castello che il vento e l'onda abbattono, no? E che è sempre questo richiamo con la vita che scorre tramite gli Esatto. elementi, come un soffio. Un soffio che prende tutto, e quindi la vita che sta in tutte le cose. Esatto, sì. E chiudiamo, per
per la parte di traduzione con questa brevissima: ogni cosa ha il suo tempo sotto il cielo. Sii giovane con me prima che un'altra corrente ci separi o ci risvegli. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Sé joven conmigo antes de que otra corriente nos separe o nos despierte. Bellissimo, bellissimo. Perché... In tre versi ha riuscito a dire l'immensità. Todo, sì, perché che hai che correr, che hai che correr, perché la vita, correr entre comillas, quiero decir, hacer las cosas en la vida. Porque la vida se va rápido y entonces no decir lo hago mañana, lo voy a hacer otro día, no, no, no. Y porque a lo mejor también aquí dice una corriente nos separe o nos despierte. Es decir, por ejemplo, también cuando estamos con la familia o con los amigos, pues decirle lo que uno piensa, ¿no? Siempre es mejor, porque luego no se sabe si se lo puedes decir otra vez, ¿no? Entonces, es vero, es vero. Es importante, sí, 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 la verdad que sí. Bellissima la, soprattutto l'effetto dell'immagine delle chiuse di Gabriele. E adesso vorrei leggere un breve estratto dell'introduzione di una delle raccolte che ho amato dopo L'estate del mondo, in che luce cadranno, è pubblicato da RP Rita Pacilio. E l'introduzione del libro è stata curata da Antonio Bux, che scrive proprio questo: ciò che sorprende è l'oscillazione di un poeta così giovane, ma già dal tono maturo, tra la concisione e lo stupore, tra la leggerezza e l'acume di una poesia tanto affinata quanto pungente. E le orazioni, i riti brevi di queste poesie sono dedicate ai morti. E Galloni scava in loro quasi chirurgicamente, riesumando così quella sottile lastra che divide il visibile dall'invisibile, la vita dall'aldilà, con una sapienza stilistica che si staglia attraverso una metodologia impersonale, minimale, offrendo al lettore un ossessivo quanto puntuale rendiconto scabro, dissacrante, sulla presenza dei morti che si cela soprattutto dietro una sublimazione quasi liturgica della vita stessa. Ecco, io trovo che le parole di Antonio Bux corrispondano ovviamente perfettamente allo stile, come diceva, maturo, conciso, e con lo stupore e la meraviglia della giovane età, ma già con la consapevolezza di saper fare la vera poesia, perché Gabriele scriveva la vera poesia. E ci ha lasciato, secondo me, delle piccole perle da leggere, e spero che anche le prossime generazioni abbiano modo di conoscere. Quindi noi faremo in modo, insomma, che lo conoscano, di questo che lo conosco. Sì, sì, perché, bueno, personalmente io non avevo letto nada di Gabriele, e, bueno, avendo letto los poemas de estos libros y los que he traducido, pues he visto la profundidad de su alma, y para mí pues es muy importante, porque un chico tan joven, pues poder decir todas estas cosas, y es impresionante. Yo creo que es necesario que los conozcan, no solo las personas jóvenes, sino que también nosotros, ¿no? Que somos un poco mayorcitos, vamos a decirlo así, que pero, bueno, nos ayudan a reflexionar sobre la vida, y sobre las cosas, aunque sean pequeñas, que luego se vuelven grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, también el estupor de estar entre las rocas, ver la luna, y bueno, el oleaje, y tantas cosas. Ahora, el oleaje, que yo estoy aquí, pues la verdad es que impresiona también cuando eres mayor, y entonces que ya lo haya
pues podido expresar él de tal manera, de esta forma, pues verdaderamente es un gran poeta. ¿Sí? Quindi leggerei una di, delle poesie tratte da In che luce cadranno. I morti hanno fiducia nella sorte, a notte fonda, salgono sugli alberi del tuo giardino. Li trovi che all'alba non sanno come scendere dai rami. Li vedi, non ti vedono. Li chiami e non ti sentono. Li aiuti, scendono. Ogni notte ritornano e dimenticano. Anche qui abbiamo un punto di incontro tra la dimensione terrena e l'altra dimensione, ed è un continuo susseguirsi tra tutte le poesie. Quindi questo richiamo tra il visibile e l'invisibile costante si avverte e con la percezione e l'intuizione che ha avuto Gabriele di mettersi in contatto con queste due realtà così apparentemente lontane ma vicinissime, poi, perché la vita e la morte sono veramente, diciamo, si incontrano e si scontrano quotidianamente nella nostra esistenza. Quindi alla fine dobbiamo essere consapevoli che la bellezza della vita è proprio questa, saper contare su quello che viviamo quotidianamente e saper accettare anche che esiste un'altra realtà. E secondo me ognuno di noi ha un preciso percorso da compiere e la sua poesia ci dà l'opportunità veramente di entrare in una dimensione sconosciuta ed è quasi incredibile come l'ha descritta in modo così preciso e dettagliato. Esatto. Sì, Michela nos ha leído un poema en el que Gabriele pues pone en relación la vida con la muerte, ¿no? Que al final pues nosotros estamos en vida y en nuestra existencia siempre hay una conexión con el otro mundo. Y la verdad que él es un continuo pues nombrar vida y muerte siempre. Y esto es un chico tan joven, pues podemos decir que un chico tan joven haya podido llegar a tanto, pues la verdad, a tanta descripción y a tener esta intuición, de verdad, es muy, muy llamativo. Allora, leggerei anche questa. Sempre molto breve. Devo dire che soprattutto questa raccolta In che luce cadranno, i versi sono brevi e le poesie essenziali. I morti continuano a porsi le stesse domande dei vivi. Rimangono i corsi e i ricorsi del vivere identici sulle due rive. In che luce cadranno, tornati alle cellule. E questa Da questa poesia c'è il verso di chiusura che va a dare poi il titolo della raccolta. Quindi... Invece un altro lavoro molto molto particolare è, come dicevo prima, Bestiario dei giorni di festa, dove Gabriele compie un lavoro attraverso gli animali, quindi ce li descrive attraverso la poesia, sempre con versi brevi, versi essenziali, ma con le caratteristiche che vanno a evidenziare il carattere o la particolarità dell'animale descritto. Ad esempio, il gatto. Non avrai altro Dio all'infuori di me, miagola il gatto. È rosso a chiazze bianche, trema fortissimo. Senza perché. Senza. Cioè, sì, sì. No, che è l'ultimo libro, no? Che è, come si titola? Sì. Bestiario dei giorni
di festa, festa. Ed è stato pubblicato da Ensemble. Quindi è un... sì. L'ultimo libro di Gabriele Galloni, questo è stato pubblicato per l'editoriale Ensemble di Roma. È un libro postumo e si titola Bestiario de los días de fiesta. Y aquí pues describe todos los animales, pero de una manera muy peculiar, así como... Sí, anche con una sorta di ironia, di riflessione. Infatti, ad esempio, la tigre. Gabriele ce la descrive così. La tigre si riflette negli specchi dei suoi padroni, dea della tribù, divora giornalmente santi e vecchi. Fíjate, claro. Sí, sí, claro, bastante, bastante irónico, ¿no? Describe la tigre como una devoradora, vamos, de santos y personas ancianas, viejos, sí. Se dice. Entonces, sí, sí, bueno, diciamo que es anche una raccolta, secondo me, molto singolare, molto particolare, che dà la possibilità anche sì, di riflettere, ma anche di sorridere, no? Quindi del fatto dell'ironia di... Es un poco però la personificación, vamos a decirlo así, dell'ombre, no? De las sí. varias características dell'ombre. Esatto, no? Esatto. Ad esempio il bradipo ha come l'impressione, tanto è lento, di vivere più a lungo. Un solo gesto del bradipo è il più vivo. Tra i memento mori. È vero. E anche questa, la chiocciola. La chiocciola cosa trascorre dentro la sua casa? In che modo la chiocciola smarrisce, piange, ritrova o fa tabula rasa? È vero, fa tabula rasa una chiocciola. Increíble, bueno, una el caparazón, ¿no? Del animal, pues en este caso, pues hace, bueno, tabula rasa es igual que en todos los idiomas, en la práctica, pues arrasa todo, en realidad. Sí. Poi ha scelto ovviamente anche animali particolari come la locusta, vabbè, il pappagallo, la scimmia, diciamo ha fatto una scelta molto accurata. Il camaleonte. Il camaleonte somiglia sempre a quello che non è. A volte è un albero, a volte un'altra bestia. Di notte capita che sembri me. Senta. Sì, sì, il fatto... bueno, il camaleon, sì, también, bueno, che cambia mucho, no? E dice però por la noche... a lo mejor cambia y se parece mucho a mí, ¿no? Entonces, peculiar sí. también. Sì, mi sono piaciute tutte, devo dire, però ce n'è uno che a me piace in particolar modo, che è il gufo, perché c'è questo richiamo alle mie origini, perché dove abitavo avevo sempre un gufo affacciato di sera in campagna, quindi il gufo tace. Guarda di traverso un'ombra di sorella, pensa a un fondo di lago, a un corpo appena morto, a un verso. Quindi il silenzio, no, del, anche la contemplazione della notte. Quindi esatto. Per quanto riguarda guarda di traverso un'ombra, ovviamente sono riferite anche, no, ai cambiamenti della luce nel cielo, quindi dell'oscurità. Exacto, exacto, sí. Bueno, nosotros momentáneamente estamos casi, que son las 10 menos 10 aquí en Santander y la noche, pues todavía no tenemos noche. Estamos no, sí, infatti, ancora giorno. Bastante luz, vamos a decirlo así, pero la noche que nos describe Gabriele la sentimos toda en sus versos. Y la verdad... Es que la noche sí es amada para por los poetas, pero también hay que ver de qué manera, ¿no? Porque a veces da tristeza, pero sobre todo pues reflexiones, ¿no? Porque uno tiene la posibilidad de reflexionar, ¿no? Sobre su vida estando en silencio, ¿no?
Entonces, yo creo que se ha podido leer muy bien la noche en los versos de Gabriele, en todos los versos, también en este del bestiario, en los últimos versos del bestiario. Sí, diciamo che ha fatto secondo me un percorso. È partito sicuramente facendo un percorso dalla luce al buio, e un'osservazione continua e costante sul suo cammino anche di uomo, no? Il suo percorso di uomo e di giovane che comunque che ha lo stupore di un bambino che è continuato nel tempo, quindi la meraviglia che si respira soprattutto nell'estate del mondo. Poi una riflessione continua sulla morte, con in che luce cadranno, e poi anche questa riflessione dell'umanità in modo ironico attraverso l'osservazione degli animali. E qui nell'introduzione leggo brevemente alcune parole di Ilaria Palomba, che aveva scritto, diciamo, l'introduzione. Sul modello di bestiari medievali, Gabriele Galloni costruisce un mondo di animali fantastici in cui tornano, come distorsioni speculari, alcuni vizi umani. Quindi li abbiamo scoperti prima, no? E, ad esempio, lo struzzo, andando sempre avanti, tutto il mondo ci dimenticherà. Lo struzzo preferisce così girare in tondo. Con quell'attenzione per metrica e rima che tra i contemporanei solo lui ha, per solo lui intendo in questa specifica accezione, unire forme tradizionali con freschezza e impalpabilità emozionale, definisce una dimensione altra, che è la dimensione dell'allegoria, dell'onirico e del simbolico. Ecco che ritornano i simboli, che sono costanti in tutta la scrittura di Gabriele e sono essenziali. Per capire il suo lavoro di ricerca e di studio, sappiamo quanto Gabriele avesse letto. Io ricordo nel suo profilo Facebook tantissime pubblicazioni di libri che lui ricercava assiduamente nei mercatini. Quindi questa cosa mi ha colpito moltissimo, perché andavo nel suo profilo proprio per prendere appunti dei libri da leggere, quindi aveva secondo me la voglia di conoscere, di ricercare, che penso sia una cosa bellissima e importante, che l'ha nutrito, quindi l'ha nutrito di saggezza, di maturità. Che Gabriele amava moltissimo la lettura, e entonces sta dicendo Michela? Que él iba a los mercadillos, estos tipo de rastro y eso, para buscar unos cuantos libros particulares que amaba leer. Y entonces de allí, pues él tenía la nutrición para su alma, ¿no? Y entonces como, casi como una abeja, ¿no? Que se nutría, vamos, de esos libros. Y entonces también sus versos vienen no solo del alma suya, sino que también de este tipo de nutrición y de este tipo de búsqueda, ¿no? Que estaba siempre en él, sobre todo porque era una persona muy curiosa, ¿no? Que amaba saber, conocer las cosas. Sí. E quindi secondo me un bellissimo esempio per la sua generazione, il fatto di amare i libri, di amare la lettura, di amare la poesia profondamente. E non è cosa da poco. La poesia come fosse qualcosa di prezioso da custodire, e veramente ci ha affidato qualcosa di importante, perché ci ha lasciato delle opere, secondo me, validissime, che hanno sicuramente il pregio di avere una maturità unica nel suo genere. Por eso es necesario pues leer mucho y sobre todo pues leer poetas de calidad así como es Gabriele.
Entonces, nosotros lo recordamos siempre, lo vamos a recordar siempre y cada vez que podamos. Y vamos a poner estos poemas también que os he leído en español, que he traducido al español, pues en varias revistas españolas y eso, que así los podéis encontrar y leerlo, por supuesto. Y a ver si algún día pues, puede salir también algún libro suyo en español o también en otros idiomas, porque es necesario conocerlo. ¿Sí? Ecco, io direi che abbiamo quasi concluso, no? Il nostro tempo, però è doveroso innanzitutto rivolgere il nostro abbraccio a Irma, che prima ci ha portato i suoi saluti, e speriamo insomma di aver dato nel nostro piccolo un segno dell'affetto che tutti gli amici hanno verso Gabriele, chi l'ha conosciuto, chi non ha avuto modo di conoscerlo, ma comunque ama la sua poesia. Diciamo, nel mio caso non ho avuto l'occasione di incontrarlo, ma ci siamo sempre scritti, ci siamo sempre confrontati per la scrittura, quindi sono veramente contenta di aver avuto l'opportunità di avere l'occasione di conoscere la sua umanità e la sua scrittura. E spero che anche gli altri abbiano modo di conoscere il valore di un giovane talento. E quindi abbiamo l'occasione questa sera per fare un piccolo omaggio veramente fatto con il cuore, e speriamo di aver dato insomma un piccolo segno per la poesia di Gabriele, che è questa luce che continua e continuerà sempre. Exacto, yo comparto todas las palabras de Miquela porque creo que esa luz que nos ha dado Gabriele pues tiene que seguir y seguir siempre pues tan flamante así como es ahora. Y también agradezco muchísimo a Miquela por haberme dado la oportunidad de conocer a Gabriele y porque yo tampoco lo conocía y bueno, a veces se me escapan, estando viviendo también en otro país, algunos talentos y tengo la oportunidad de decir que verdaderamente es un talento que hay que seguir y conocer. Y entonces invito a la lectura de sus libros y también de sus poemas que nosotras, Miquela y yo, nos empeñaremos pues a difundir a través de periódicos y revistas también en español. Muchas gracias. Ringraziamo sempre tutto lo staff della Fiera Virtuale del Libro Perù, che prosegue con la fiera fino all'8 di agosto. Quindi le presentazioni sono tantissime, quindi ringrazio Alan Morales e Cesar Salvatierra, come sempre, per la grande disponibilità. E ci vedremo sicuramente alla prossima. Esatto, alla prossima. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.